di essere intervenuti. Grazie Nicola Zingaretti, vengo in nome della cultura, non come la classica cenerentola dei programmi inizio legislatura, dei contratti governativi, e neanche come un orfanello, come se fossi Heidi o Remy, che viene a chiedere mercato della cultura. Io vengo a dire una cosa da intellettuale che sembrerà molto astratta e una cosa fin troppo concreta che sembrerà cinica. Sono entrambe richieste che io formulo non tanto a tutti noi quanto a lui, perché siamo qua per lui, per Nicola Zingaretti. Allora, la prima proposta che io faccio, Nicola, è che il Partito Democratico che tu andrai a guidare, adesso la dico alta, sappia ripristinare l'ordine simbolico. Faccio un esempio per cui ci intendiamo tutti. 12 ragazze vestite come nella serie Il racconto dell'ancella portano a Roma 150.000 donne, il doppio di quanto la segreteria di Maurizio Martina riesce a portare con una manifestazione nazionale del Partito Democratico sempre a Roma. Dov'è il Partito Democratico in quel momento? In quel momento in cui ci sono persone che esercitano un predominio culturale che è il predominio simbolico. Ci rimane agli archivi la foto dell'attuale segretario da solo, un uomo maturo di mezza età, da solo su sfondo di una foto con il segno rosso che era un simbolo di quella manifestazione. Allora, o il tuo partito, Nicola, è in grado di intercettare il simbolico o non se ne verrà fuori. Il simbolico era anche, non dal punto di vista giurisprudenziale, semplicemente l'articolo 18, non per le cause sul lavoro, ma perché militare per i diritti sul lavoro è il simbolo del nostro partito. Questo come prima richiesta. La seconda richiesta è che la cultura c'è già, è già attiva, e noi non abbiamo la macchina per organizzarla e per diffonderla. Quindi io, Nicola, ti chiedo l'istituzione dell'equivalente di sinistra della bestia di Salvini, la macchina editoriale e comunicativa che è in grado di diffondere consenso laddove il Partito Democratico non c'è, e il Partito Democratico non c'è sui social, il Partito Democratico non c'è nei think tank, perché non ha istituito alcun think tank. O si torna a ricostruire e intercettare il campo culturale, o questo partito non c'è e sarà superato dagli eventi. In che senso sarà superato dagli eventi? Questa è l'ultima richiesta che faccio personalmente a Nicola Zingaretti. Apri il partito. Apri il partito ai corpi intermedi, alle donne, ai giovani, ai soggetti che sono in grado di mobilitare qua a Milano in pieno settembre 25.000 persone chiamandosi sentinelli di Milano. Noi non ci siamo lì. Apri il partito e vai oltre il partito. Questa è la richiesta di un intellettuale, di un appartenente alla società civile che non ha alcuna ambizione se non quella di vedere rappresentato il soggetto multiplo, progressista, ambientalista, femminista che in Italia non c'è e non è stata dalla parte nostra la proposta che andava fatta, perché lo sappiamo tutti, vero, no? C'era.